ragazzi, oggi vediamo delle ottime azioni al sacco per lavorare sugli automatismi. E lavoriamo sugli automatismi per cercare di essere più reattivi possibili su degli input esterni. Io ovviamente lavorerò con mio padre, è un maestro benemerito della federazione, ma voi potete, anzi dovrete trovarvi un compagno di allenamenti che sia munito anche di un oggetto del genere. Non deve essere duro perché altrimenti vi fate male. La prima azione è questa qui, ci mettiamo dalla media corta distanza, schiviamo con una flesso torsione a sinistra e subito gancio sinistro, portiamolo alla messicana, almeno non ci facciamo male al polso. Oh, oh. Oh. Subito via dopo. Oh, oh. Per 10-15 massimo ripetizioni potete darvi il cambio, quindi lavorare in maniera alternata, così recuperate, e poi passiamo a aumentare la difficoltà dell'azione. Adesso, dopo il nostro gancio sinistro, mettiamo il gancio destro, bam, subito, poi subito in guardia, ovviamente uscendo dall'azione, mani su. Oh, aspetta che ok, possiamo recuperare un pochino come prima e aumentiamo ancora la difficoltà. Dopo il nostro gancio destro, ancora gancio sinistro, mettiamo tutti i colpi corti. Finita l'azione, dobbiamo accorciare, si dice, l'angolo coscia, quindi in questa maniera qui, piegando la gamba dietro, usciamo dall'azione senza muoverci però dalla posizione che abbiamo conquistato. Quindi, posizione di guardia, uno, bam, 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 via. Oh, oh. Molto bene. Recuperiamo ancora e cambiamo totalmente tema. Adesso cambiamo completamente tema, quindi invece che uscire a sinistra e rientrare col gancio, usciamo a destra facendo questo movimento qui, quindi flesso torsione a destra, così, e dopo questo movimento mettiamo subito il nostro diretto destro a scheggia, quindi in posizione. Oh, oh. Bene, recuperiamo ancora e aggiungiamo ancora un colpo. Queste sono azioni micidiali, quindi dovete stare attenti. Ora, dopo il destro, mettiamo un gancio sinistro potentissimo. Quindi in posizione di guardia. Molto bene, è faticoso se lo fate al 100%, ma lo dovete fare al 100%. Cambiamo tema, ma stiamo sempre sulla stessa reazione, però stavolta invece che fare la flesso torsione a destra andiamo sotto in questa maniera qui. Dobbiamo fare uno spostamento completo con gli appoggi per cambiare asse di combattimento. Da qua, bam bam, forte, fortissimo. Quindi in posizione, 1, 2, bam bam. Mi raccomando, non ti scomporre quando porti il gancio sinistro, non devi fare così, il braccio resta qua. Oh, oh. Oh, oh.
Ultima. Ok ragazzi, questo video finisce qua. Mio padre lo rivedremo ancora sul nostro canale per altre azioni tecniche e quindi al prossimo video. Ciao.